giù il piedino. Ah, ho capito. Adesso scende da qua. Buono a sapersi. Ok, quindi quello lì è un circuito. Ah. Come direbbe il buon Marsivalo, guardate che bel panorama. Ah. Allora, aggiornamento a condizione fisica. Ho saltato due volte il giorno di riposo, facendo un'oretta zona 1, proprio per stare fuori, perché era una bella giornata come oggi. Ce l'ho fatta, ma alla sera ero un po' affaticato. Oggi, giornata ancora più bella di ieri, l'idea è fare un'ora con un po' di strappi e intensità di breve durata, come si può vedere qua davanti. Quando ho attivato la registrazione del giro sul Garmin, anche oggi mi dava giorno del riposo. Effettivamente non sono freschissimo, però diciamo che due mesi fa, una giornata come oggi, andavo a lavorare e la sera alle 6 non sapevo neanche come mi chiamavo, quindi già uscire 15 km con 300 metri di dislivello a occhio verrà fuori una roba del genere, posso dirmi già soddisfatto. Già che sono qua, vi mostro il For Alex nella versione rivista recentemente da Manuel. Dovrebbe essere un po' più divertente ancora. Quella pietra lì libera che bello, questa era la parte che c'era già. Lì c'era un bel po' di fango, non l'avevo visto, stavo chiacchierando. Ancora umido, la mitica uscita, rapporti lunghi e ben distesi. Devo dire è molto carino il For Alex, rivisto così, bello. Bisognerà che riprenda con i miei girettini serali su questi circuiti, tutto sali scendi, il For Alex c'è sempre in quei giri lì, così vediamo di impararlo un po' meglio. Comunque un'ora, adesso 50 minuti effettivi, 300 passi metri di dislivello, sono ancora vivo. Lenti ma costanti
mi lamenti, direi. Col video di oggi anche basta, tanto adesso sto solo rientrando. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Primo appuntamento, credo ufficiale, della stagione sarà la ronda a Conegliano, e questi strappetti come oggi sullo sterrato mi serviranno sicuramente. Fatemi sapere se ci sarete a Conegliano, se no ci vediamo al prossimo video. Ciao!